Sono arrivata a Gubbio, la mia seconda tappa, e sto benedicendo il momento in cui ho deciso di includere questo posto nel mio itinerario. Come fa un posto a essere così bello? Io non lo so, è spettacolare, letteralmente, un vero spettacolo. Sto cercando il mio hotel e ho dovuto lasciare la macchina fuori dalle mura perché ovviamente c'è la ZTL. Devo darvi un primo feedback sulla mia idea di non avere sempre il bagaglio grande da tirare su e giù dalla macchina. Ovviamente in questo momento mi facilita perché non mi devo portare 30 kg di... No, non sono 30 in realtà. Ho caricato poco la valigia, diciamo così, ma in tutto ciò ho comunque uno zaino, una sacca con gli outfit, la sacca con del cibo e la borsetta. Sono carica come un mulo e sto andando a cercare il mio hotel, che è molto molto centrale. Ho trovato, adesso vedremo com'è questo hotel, però dal sito mi sembrava veramente carino. Solo che un po' fatica. Avrei dovuto caricare un pochino più leggero, soprattutto il beauty, perché è quello che pesa di più. Il beauty più il make up riempiono in questo zaino qua. E non va bene, per le prossime volte mi servirà da lezione. Il mio hotel mi sa che è questo. Eccolo, l'hotel Gattapone. Che meraviglia, wow. Elegantissimo sembra. Che cute, molto semplice ma allo stesso tempo minimal ed elegante. Io sembro una scappata di casa, ma vabbè. Non ha un ristorante interno, però abbiamo visto la sala colazione ed è spettacolare. Hanno comunque una convenzione con due ristoranti, Taverna del Lupo e Officina dei Sapori, e mi hanno lasciato anche uno sconto. Comunque l'hotel è bellissimo, la struttura, gli spazi comuni, non me l'aspettavo. Cioè, l'ho prenotato io ovviamente, però ecco, a volte dai siti le cose ti sembrano molto belle, poi in realtà sono deludenti, ma in questo caso sta proprio incontrando le mie aspettative perché è bellissimo. Vediamo anche la vista, già che ci siamo. Dai, mi sistemo e poi usciamo a farci un giro perché poi sono stanca, ho bisogno di una doccia per poter parlare con voi. Già che ci siamo vi faccio vedere anche il bagno prima di scombinarlo tutto quanto. È tutto abbastanza nuovo, quindi penso abbiano ristrutturato di recente. Che carino. Poi anche il sapone è buonissimo. Good. A dopo. Sullo sfondo, e ve lo faccio vedere anche live, potete apprezzare la mia non valigia che è esplosa, perché nel mentre mi sono fatta la doccina ho cambiato l'outfit per stasera. Sto indossando questi bellissimi pantaloni gialli, questo top a fiorellini, e adesso deciderò se indossare queste ciabattine o tornare alle scarpe da ginnastica. Per cena abbiamo una cena che mi sono portata dietro,
Avevo delle cose da finire in frigo e quindi ho della rucola con pomodorini dall'orto, il mio pane gluten free e ho recuperato in un supermercato sperduto in mezzo alle montagne dell'hummus. E qui dentro ho anche la frutta, anche questa portata da casa perché non volevo lasciarla lì a marcire. Sono uscita per fare un giro veloce di notte e col fresco e per trovare dei punti in cui filmare dei contenuti domani mattina. Vi voglio far vedere velocemente il ristorante affiliato con l'hotel dove non sono venuta a mangiare stasera, ma conto di venirci domani perché è uno spettacolo. Che meraviglia! Wow! Volevo poi approfittare del fatto che non c'è in giro nessuno per farvi vedere un pochino meglio l'hotel negli spazi comuni, perché è veramente delizioso. Già da fuori l'edificio è bellissimo, ve lo faccio vedere meglio domani, però anche queste vetrinette sono stupende. Ho letteralmente aperto la sala colazioni, non c'è un'anima in giro e mi pento di non aver portato la macchina fotografica. Buongiorno, come andiamo? È un nuovo giorno e io sono in piedi dalle 6:30, nonostante sia andata a dormire all'1:30 e avessi puntato la sveglia alle 7:30, ma a quanto pare il mio corpo si è abituato a svegliarsi presto e sono già in giro. Sto scattando foto, facendo reel, video. Sono in giro col treppiedi, mi considerano un po' pazza, però vabbè, è lavoro. Così è il lavoro. La città è bellissima. Sono veramente innamorata di questo posto e vederla così tranquilla con nessuno in giro è spettacolare. Ora sono pronta per affrontare la giornata con il vero outfit of the day. Sto indossando il mio ultimissimo acquisto, questo bellissimo top di Zara con stampe e in lino. Lo trovo veramente stupendo. E questi pantaloncini mistolino sono di ASOS. Ecco. Li ho comprati un bel po' di tempo fa, così sono davvero pronta per farmi il mio giro a Gubbio. Le cose da vedere a Gubbio sono veramente tante, tantissime, motivo per cui ieri ho deciso di cambiare leggermente il mio giro. E perché inizialmente avevo previsto di passare solo un tardo pomeriggio, una sera e una mattinata a Gubbio, ma quando sono arrivata qui ieri sera sono rimasta talmente colpita di quello che avevo visto che ho deciso che una mattinata non era sufficiente Sto facendo un po' fatica perché ho deciso di iniziare il mio giro da fuori, da su in alto. Sto andando alla Basilica di Santo Boldo e si trova su sul monte.
Ah, sto facendo un po' fatica, però mi fa bene un po' di sport stamattina. E oggi la giornata sarà veramente calda, motivo per cui ho deciso di fare questa attività impegnativa adesso al mattino, a piedi, senza prendere la funicolare, per poi stare al chiuso nelle ore più calde della giornata. E quindi nelle viuzze ombreggiate e dentro i luoghi da visitare. Ce ne sono tanti, non ne conosco mezzo, non mi ricordo nemmeno i nomi, per cui man mano che le visito ve lo dico e così vivrete live con me l'esperienza di una prima volta in ognuno di questi magnifici posti. Sono arrivata! Chi è il ragazzo che ha recitato in Don Matteo? Sono arrivata e ce l'ho fatta anche a piedi. Ho conosciuto questo ragazzo che si è avvicinato a me e si è presentato come uno che ha fatto Don Matteo. Bene, contenta per te, comunque, molto carino. Però non aveva fiducia in me, che ce l'avrei fatta a salire a piedi fino a qua. Invece ce l'ho fatta. Guarda che bei fiori, amore. Eccomi con il review della basilica. Non è un granché, una semplice basilica. Bella la vista da qui, spettacolo. E la cosa che ho apprezzato di più è stato il percorso dentro il parco, quindi la camminata che ho fatto. Se avete abbastanza tempo consiglio assolutamente, se avete invece poco tempo e dovete scegliere si può saltare, non è fondamentale come tappa, o al massimo potete forse salire anche in macchina. Ho visto anche qualche macchina o con la funicolare, io infatti per scendere la prenderò. Ho appena realizzato che dovrò prendere questo mezzo per scendere. Ok, andiamo a metterci fuori dalla comfort zone subito. Aiuto. A parte il bar dove sono andata a prendere il caffè io, qua c'è anche un altro bar e ristorante pizzeria dove stanno facendo anche la grigliata in questo momento. Non che mi importi molto, però se qualcuno di voi interessa, ecco, si può fare anche questo qui. Carino lì il ristorante. OMG! Era bello alto, non me ne ero neanche resa conto di quanto fosse alto. Sto tremando. Oh my god. Se la basilica e la vista da su non sono granché, questa esperienza qua è assolutamente un must. Sono esaltata, è bellissimo. E da qui decisamente la vista ripaga. Che spettacolo. Proverò a mangiare dentro la taverna del lupo. Andiamo a vedere se c'è posto per me. Ho già visto il menù e sembra buonissimo. Signori, il pranzo è servito.
incredibile, perché poi le schiume le fanno anche tutte le... Siamo di fronte al Palazzo del Bargello. Qui ho scoperto che c'è questa fontana di fronte dove si attinge la sana Matteria Eugubina. Andiamo. Mi ci tufferei dentro, sinceramente. Ho bisogno di un po' di Matteria. E adesso che ho preso un po' di sana Matteria, andiamo avanti con la visita. Allora, oggi si fa avanti e indietro tra natura, cultura, arte e cibo. Il pranzo di oggi mi ha veramente riempito un sacco. Infatti sono stata lì seduta una mezz'oretta buona dopo aver finito, perché sto scoppiando. Ho mangiato un buonissimo risotto con pesto di rucola e stracciatella. E poi delle verdure alla griglia. Le verdure alla griglia erano la fine del mondo, perché croccanti al punto giusto, ma allo stesso tempo succose, morbide. Anche la melanzana. Cioè, la melanzana morbida così, mai mangiata, buonissima. Andiamo verso il percorso panoramico della Ripa. Sto facendo il giro un po' strano, perché sono partita, come già detto stamattina, dalla fine, per poi scendere a zig zag e fare tutto il giro del borgo. Mi mancano un paio di cose e poi si torna alla macchina e si va verso la prossima tappa. Ah, confessione da fare: in questo viaggio non sto usando il telefono per orientarmi. Sono tornata alla buona vecchia mappina cartacea e mi sto trovando davvero bene. Così risparmio batteria del telefono. Infatti non si scarica quasi mai, quasi, perché lo uso comunque. Però, ecco, molto utile la mappina. Leggiamo un po' della Ripa. Era la strada di collegamento tra la zona di Santa Croce e la parte alta della città. Usando l'ingresso in città da Porta Munaldi si percorreva tutta la Ripa. Andiamo a fare questo percorso panoramico. Io veramente l'amore che ho per i tetti non so come esprimerlo. Io li adoro semplicemente. Il rumore che c'è qua fuori non rende giustizia al silenzio assoluto che si respira dentro la chiesa. E sì, dico si respira perché proprio lo senti penetrare nelle ossa e nelle vene, proprio un silenzio che era tanto che non sentivo. Dalla chiesa di Santa Croce si entra da quella porta lì e si arriva subito al Palazzo del Capitano. Sembra chiuso oggi. Io vado letteralmente matta per questi vicoletti. Tutti tranquilli. Bellissimi. Guardate qua. Un giorno vivrò in un posto così. E si ritorna al punto dove tutto è iniziato ieri. Che viaggio, ragazzi. Da qui si vede quanta strada ho fatto stamattina e quanto sono salita in alto. Sono arrivata fino là sopra.
In questa vacanza sto sicuramente entrando in più posti rispetto al solito e non so perché. La parte preferita rimane comunque quella di girare, vagare per le stradine della città, soprattutto quelle meno frequentate. Per me queste stradine qua, questi vicoletti, racchiudono proprio l'essenza del posto, perché sono quelle meno in mostra, quelle meno che devono apparire, sono proprio così, come sono, senza troppe fronzoli. E come promesso vi faccio vedere l'albergo da fuori anche di giorno. È arrivato il momento di salutarci perché sono arrivata nella mia tappa numero 3 e quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!